Ciao a tutti e bentrovati di nuovo nel mio canale, sono Chef Miller Ramos. In questo video vi farò vedere come la preparazione di patate fritti croccante, o si chiamano chips, che si mettono dei sushi rolls. Prima di tutto vi faccio vedere gli attrezzi che vi serviranno. Una bella patate. L'altro importante si chiama mandolina giapponese. Trovate su Amazon Italia o della Nipponia. Se sei nuovo qui, iscrivetevi nel mio canale e attivate il campanello per non perdervi ogni video che uscirà. Siete pronti? Cominciamo! Vi consiglio di comprare le patate gialle. Adesso dobbiamo pulire le patate, togliamo per bene le bucce. Poi dobbiamo sciacquare e mettiamo l'acqua nel contenitore. Poi dobbiamo assemblare la mandolina. Questa lama che dobbiamo usare. Stringiamo per bene così non si sposta. Non deve essere troppo profondo, perché vengono troppo grosse le patate. I tagli devono essere sottili. Così va bene. Possiamo già cominciare. Dobbiamo fare attenzione alla nostra mano mentre usiamo la mandolina. Io non uso questo perché può rovinare l'ama. Quando rimane piccoli così, meglio che buttiamo. Devono essere tagliati così, sottile. Buttiamo l'acqua usando scolapasta. Poi dobbiamo sciacquare un po'. Tra 2 o 3 minuti possiamo già friggere. Prima di friggere dobbiamo pulire l'olio usando il colino. L'olio deve essere 170 gradi. Poi iniziamo a friggere. Quando le mettiamo le patate dobbiamo separare, non le mettiamo solo di una parte. Ricordatevi che quando dobbiamo friggere deve essere sempre oro marrone. Il tempo di prima frittura circa un minuto più o meno. Per la seconda o terza frittura si aumenterà di più il tempo perché si è abbassata la temperatura. Thank you.
Mettiamo un po' di sale fino, poi abbiamo finito. Grazie! Grazie di aver visto questo video. Se il video sarà utile, non dimenticatevi di iscrivervi e attivate il campanello per non perdervi ogni video che uscirà. Mettete anche like. Ci vediamo nel prossimo video. Grazie e arrivederci. Oh, yeah. Bring you up. Yeah, come on.